costa 1.400 euro. Proseguiamo con il giornale, l'Unità. Sos Titanice è il titolo dell'opera. Ovviamente fa riferimento a quella che è stata la drammaticità dell'affondamento del Titanic. Ecco che l'artista dà una notizia del giornale, ha riportato, diciamo, lo strillatore, colui il quale una volta andava in giro a strillare il giornale, quindi a vendere il giornale, la notizia del Titanic. Ecco come ha voluto rappresentare la drammaticità di una storia riportata da un giornale. Dimensioni 50x60, e qui abbiamo visto poc'anzi la pubblicazione, facciamola rivedere. La pubblicazione, vedete, ho messo tutti i bigliettini proprio per far vedere tutte le pubblicazioni di tutte le opere che noi abbiamo oggi in questa mostra. È una mostra, uno speciale, Antonio Capuzzo, che vorrei avere, diciamo, tanti autori di una certa forza che vengono da noi per essere presentati. Per me è un grande piacere. Per me oggi, diciamo, presentare è la mia soddisfazione. Abbiamo un'età abbastanza avanzata, teniamocela, godiamo degli ultimi sprazzi che abbiamo nel corso della nostra vita, va bene. E a Milan dicen andem avanti, va bene, dem innanzi. Tante volte mi piacerebbe fare una trasmissione in milanese, perché oggi, visto e considerato che tutti si parla della dialettica, eccetera, eccetera, io grazie a Dio ho sempre parlato l'italiano e quindi vado avanti con l'italiano. Però il milanese, ovviamente, essendo lombardo, mi riporta a volere, come potrei anche farlo in veneto se mi trovo davanti ciò venesian, perché sono un po' una mezzo poliglotta dialettica. Bene, tralasciamo le mie stupidaggini e andiamo a vedere lo questo si chiama lo aspetta un attimo, in mezzo al Gran Turco, colui il quale, diciamo, spannocchia, va bene, il Gran Turco. Guardate che opera, ma guardate che opera, signori miei, qui c'è una forza espressiva di quello che rappresenta le capacità dell'autore, perché è qui che si vede. Se voi avete sotto nella vostra mente, avete conosciuto, avete visto le opere del maestro Ligabue, potete vedere quel senso di accostamento, diciamo, naif, quell'accostamento, diciamo, espressivo della manualità dell'artista. Qui c'è una grande manualità, una grande espressione che l'autore ci vuole riportare, quelle che sono le sue sensazioni, e che ci riporta con grande gioia dalla forza del colore, dalla forza dell'espressione, di quello che è in contesto l'opera. Vedete come il contadino, oggi si portano i calzoni sdrucciti, strappati, tagliati, una volta c'erano le toppe, ecco come l'autore ha voluto riportare sul calzone del contadino la povertà, il rattoppo del suo indumento lavorativo, lo sguardo triste, lo sguardo proprio melanconico, va bene, in attesa della maturazione di questo Gran Turco che gli potrà dare un certo benessere. Dimensione 70x90. Anche qui vi garantisco 2.500 euro. 2.500 euro
per un'opera dalle dimensioni 70x90 a solo 2.500 euro. Questa è una trasmissione a forza pubblicitaria che vi deve consentire di prendere i numeri sopra impressione e chiamare. Chiamare e chiamare, perché solo chiamando nell'immediatezza avrete l'opportunità e la possibilità immediata di avere a casa vostra quest'opera incorniciata degnamente a casa vostra senza impegno a vedere, senza impegno di acquisto. Ma dovete solamente chiamare adesso, adesso su tutte le opere. Non dovete prenderne una, dovete prendere due, tre, quattro, metterli nella vostra collezione, perché coi prezzi che stiamo applicando, signori miei, non si trova e né si compra niente. Dovete avere fiducia nell'arte, dovete avere fiducia nell'arte perché l'arte non ha mai tradito nessuno e nel tempo ne ha sempre dato la dimostrazione. A meno che non avete fatto degli investimenti sbagliati a cifre eclatanti, non facciamo nomi, che poi scoppiano e quindi hanno lo scivolone. Qua non si scivola, qua si è nella normalità. Qui l'investimento è tranquillo, sicuro, ma nel tempo, l'ho sempre detto e lo dirò sempre. Ok? Andiamo avanti. Andiamo a vedere il fabbricatore di ceste. Dimensione 60x80 e guardate che opera anche qui, meravigliosa, guardate l'accostamento cromatico. Ecco, vedete il sacrificio, l'uomo, diciamo, contadino che prepara le ceste, la tappezzeria, diciamo, i vestiti rattoppati. Ma guardate l'opera, io non voglio, dovete essere voi gli artefici di un'acquisizione perché l'opera, come dico sempre, vi deve piacere, perché se non vi piace lasciatela attaccata alla parete, non succede niente. Voi dovete acquisire quel qualcosa che vi permette di mettervela a casa e goderla, goderla, goderla. L'arte è godura, l'arte vuol dire avere una pace interiore di grande piacevolezza. Quando tornate a casa la sera, stanchi del lavoro, e vi vedete una bella opera, vi sedete sul divano, come faccio io, e mi guardo i miei quadri, io gioisco. Ecco cosa rappresenta la pittura, il godimento e il piacere di avere in casa propria un'opera acquisita perché vi è piaciuta. Non comprate ciò che non vi piace, non comprate cose che sono da speculatori, comprate solamente il quadro che vi piace. Antonio Capuzzo è un autore che vi dà soddisfazione. Bene, dimensione 60x80, 2.300 euro. Va bene? E andiamo a vedere il vasaio. Guardate anche quest'opera. Anche quest'opera, dimensione 60x80, prendete nota del quadro, del numero, fate le richieste telefonicamente facendo riferimento al numero dell'opera, la numero 14, il vasaio, dimensione 60x80, va bene, 2.300 euro. Andiamo, adesso facciamo tutta la carrellata del sotto e poi passiamo ad altre opere sul cavalletto. Andiamo a vedere la massaia, mentre fa il bucato. Una volta si usava fare il bucato in questi tinelli, va bene? Sulle asse, un po' come a Milano, sui Navigli c'erano le lavandaie, che era il posto storico dove la famiglia, la moglie, la madre, la nonna, andava a lavare i panni sul Naviglio. Va bene. Bene, nell'ambito contadino c'erano questi mastelli che si riempivano d'acqua
e si lavavano i panni, poi si strizzavano e si appendevano all'asciugatura. Dimensione 60x80, 2000.